Friedrich Dürrenmatt. Giustizia. Eravamo rimasti. Mi sedetti dietro la scrivania. So che lei è al corrente, disse il comandante. Mi è andato a trovare la vera Monica Steyerman, che ha abbandonato la falsa Monica, e così Daphne Müller è finita sul marciapiede, senza accordarsi con Lucky e Zuppè. E adesso l'hanno trovata morta nella sua Mercedes al parcheggio della Irschenplatz. Verso le 8:30. È arrivata alle 7, ma è rimasta in macchina. Infatti c'era un temporale tremendo. Bene, adesso Lucky e Zuppè hanno un alibi e non avevano armi con sé. E i loro impermeabili erano asciutti. Devo lasciarli liberi. Tacque. Una ragazza maledettamente bella, disse poi. È andato a letto con lei. Non rispose. In fondo non ha importanza, disse il comandante. Si è acceso uno dei suoi sigari di baietto, sì. Fuma troppo, comandante. Lo so, aspetta, rispose il comandante. Fumiamo tutti troppo. Gli dà un'altra occhiata al portacenere. Ma vedo che mi osserva con una certa attenzione. Bene, anch'io la osservo con una certa attenzione. Non ho mai conosciuto una persona impenetrabile come lei. Non ha proprio nessun amico. Non mi piace farmi un nemico, rispose. Vuole farmi un interrogatorio, comandante. Sono soltanto curioso, aspetta. Si sottrasse il comandante. Lei non ha neppure 30 anni. Non ho potuto permettermi di tirare in lungo con i miei studi, rispose. Lei è stato il nostro avvocato più giovane, replicò il comandante. Ora non lo è più. La commissione disciplinare ha fatto il suo dovere, disse. Se soltanto potessi farmi un'idea di lei, disse il comandante, mi sarebbe più facile capirla. Ma non riesco a farmi un'idea. Quando sono stato da lei per la prima volta, mi persuadeva la sua lotta per la giustizia. E mi sono sentito meschino, ma adesso non mi persuade più. Il suo alibi lo prendo per buono, ma che le importi della giustizia non me ne avevo più. Il comandante si alzò. Lei mi fa pena, aspetta. Che sia coinvolto in una storia assurda lo capisco. E capisco che anche lei diventi assurda. Non ci si può far niente. Penso che questa sia la ragione per cui ci si lascia andare. Ha scritto ancora, Connor. Dalla Giamaica, rispose. Da quanto tempo è via? Da più di un anno, disse. Quasi un anno e mezzo. Quel tipo gira il mondo in lungo e in largo, disse il comandante. Ma forse tornerà presto. Poi se ne andò. Poi scritto, 3 giorni dopo, non ho detto al comandante che ero andato a letto con Daphne. Non me lo ha chiesto neppure in seguito, non era essenziale per lui. Ho riflettuto a lungo se riferirono al fatto. Ma il comandante ha ragione, tutto è diventato così assurdo, che non ha senso tacere qualcosa. Anche ciò che è più abietto fa parte della realtà, e di questa abiezione fa parte il mio ruolo, quello che svolsi nella fine di Daphne, anche se il motivo fu un atto di vendetta della vera Monica Steyerman. Dopo lo scandalo, Daphne era stata irreperibile per quasi un anno. Nessuno sapeva dove era, neanche Leonard, così diceva. La sua abitazione nella Eurostrasse.